al netto di tutti i ragionamenti di tipo sociologico, di analisi politica del perché ci sono le periferie messe in queste condizioni, e lì bisogna parlare di chi ha governato almeno 20 anni questo paese, non 5 come Alemanno Roma, ma un tempo più ampio, ma anche prima, destra, sinistra, eccetera. Al di là di questo, al di là dell'idea stessa di costruire in quella maniera le periferie, cioè una cosa che è brutta, che è diciamo ingestibile già per come è pensata. Io penso allo Zen di Palermo, penso a Corviale, penso a cose che producono questi elementi di malessere. Di malessere, per forza. Al di là di tutto questo, però, il primo fatto da cui io penso, cioè io parto, è questo. Quello che è accaduto è una cosa vergognosa, vergognosa, perché è accaduto, questi sono i fatti, al di là di tutte le letture che dobbiamo darne noi, è accaduto che dei rifugiati politici, di cui nessuno ha scritto le biografie, voi dovete leggere la lettera che questi hanno mandato e hanno raccontato chi sono, gente che ha avuto i genitori ammazzati, gente che ha avuto la guerra, gente che scappa dai talebani che noi bombardiamo, che noi ci freggiamo di questa idea che siamo diversi. È per questo che l'asilo politico è certamente che nel 42 non c'era, è stato dopo, per evitare altri 42. Questa è la differenza che noi dobbiamo far valere quando combattiamo l'ISIS. Non è un'altra, è il fatto che siamo diversi, perché pensiamo che un ragazzo che ha avuto la madre uccisa in guerra ha diritto ad essere aiutato, chiunque esso sia. Ed è accaduto invece una cosa vomitevole. Innanzitutto non è un caso, non è un caso che parte su quel centro. Siccome ci sono 3 centri di accoglienza, 3 campi nomadi, le case, ma perché proprio quello? Molto probabilmente perché era più semplice. Questa è la verità. Io vi faccio solo presente il fatto che qui siamo arrivati al punto che si porta Borghezio dopo 3 giorni a Roma. Voi avete presente cosa ha detto Borghezio nella sua carriera politica dei romani, dei napoletani, di quelli del sud, Salvini, la Lega? Ecco, questi qui, visto che non c'è un'operazione politica, Salvini è il secondo dopo i fatti di Tor Sapienza, è il secondo per gradimento in Italia come leader. La Lega è volata all'11%, la Lega. Borghezio, con quello che ha detto dei cittadini romani, perché erano romani e quindi non meritevoli di rispetto. Quindi c'è sempre questa dinamica della differenza razziale. Allora, su questo elemento qui, non c'è un problema di forze politiche che sono legittimate a cavalcare le proteste sociali, ma esiste il diritto democratico a istigare all'odio razziale? Esiste per tutti noi, cioè abbiamo capito che cosa stiamo costruendo al di là delle elezioni che passano, al di là di uno che diventa europarlamentare, al di là di uno che diventa parlamentare, ma dopo cosa lasciamo se non siamo noi a dire che è stata una vergogna innanzitutto, una vergogna? Allora, Pietrangelo,